alle interminabili file al pronto soccorso e basta con le estenuanti attese per pagare il ticket e per prenotare una visita. Tutte queste operazioni, infatti, potranno essere svolte direttamente nello studio del medico di famiglia. A stabilirlo è l'atto di indirizzo per il rinnovo delle convenzioni di medicina generale, appena approvato dal Comitato di Settore Regioni Sanità. Tra le novità, quella di maggior rilievo è poi la continuità assistenziale garantita da medici di famiglia e guardie mediche dalle 8 di mattina fino a mezzanotte, per un totale di 16 ore, 7 giorni su 7. Nelle ore notturne, invece, a soccorrere chi ne ha bisogno ci penserà il 118. Grazie alle AFT, cioè alle aggregazioni territoriali funzionali, gli assistiti potranno sempre rivolgersi a un altro dottore, qualora il medico di fiducia abbia terminato il proprio turno. In che modo? Tramite un database che consentirà inoltre a chi è di turno di avere a portata di mano il profilo sanitario del paziente. Infine, è previsto anche un nuovo modello di assistenza di base, l'istituzione di maxi ambulatori, dove con il supporto di più medici di famiglia i pazienti possono sottoporsi alle analisi cliniche primarie e ad accertamenti diagnostici meno complessi. Si tratta di strutture che in realtà esistono già. Nel nostro paese se ne contano 800. L'idea è quella di fondarne di nuove per coprire l'intero territorio nazionale. Tutte proposte interessanti. Vedremo tra qualche mese che impatto avranno.